È stata inaugurata sabato 1 giugno e rimarrà aperta fino al 23 giugno presso la Galleria Comunale d'Arte nel Voltone della Molinella Faenza la mostra Il Club delle Meraviglie, 100 anni del Club Atletico Faenza, sezione Lotta. Prima dell'inaugurazione in Piazza del Popolo un'esibizione dei ragazzi iscritti alla Palestra Lucchesi. Tanti giovani che hanno messo in campo i loro corsi CONI, corsi di avviamento allo sport, i corsi di avviamento alla lotta, i corsi di lotta olimpica e i corsi di ginnastica artistica. La mostra sarà in concomitanza dal 17 al 23 anche con i campionati europei cadetti, in programma al Palacattani dal 17 al 23 giugno. 100 anni di storia di un club che con documenti e percorsi fotografici dei luoghi e dei personaggi hanno dato lustro alla città di Faenza, vincendo un terzo delle medaglie olimpiche di tutta Italia. Una storia gloriosa, tanto da aver dato alla nostra Italia ben un terzo delle medaglie olimpiche. Questa società per 100 anni ha donato grandi atleti e li sta dando tuttora, che danno lustro alla lotta italiana e anche alla pratica sportiva nella nostra città. Non posso non ricordare il grande impegno che questa società mette per l'avviamento allo sport e per la pratica sportiva, creando un vivaio che genera costantemente nuovi campioni. Ma nel celebrare i campioni di oggi non possiamo non ricordare i campioni del passato, in questi 100 anni di storia, a partire dai due ori olimpici di Vincenzo Maenza e alle tante altre medaglie olimpiche, mondiali e europee che questa società ha portato alla nostra nazione. Una storia fondata su dei valori di base, la passione, la perseveranza e la professionalità. Che effetto fa essere parte di questa gloriosa società? Sono contentissima e sono strafelice per la mia società, per i miei compagni di squadra e tutte le persone che sono dietro le quinte a lavorare per questo evento e che in questi anni hanno contribuito a rendere così gloriosa la nostra palestra. Com'è andata la tua stagione? Diciamo che questo mio primo anno da atleta senior è stato un po' in salita, ma sto lavorando insieme a tutta la squadra della nazionale e ovviamente alla mia squadra qui a Faenza per dare il meglio ad ogni gara in vista comunque delle Olimpiadi. Inaugurata questa mostra che accompagnerà anche gli europei cadetti, un grande evento a Faenza. Intanto qui ci sono veramente 100 anni di storie con documenti e fotografie e tante medaglie. Sì, devo dire che tante medaglie, tante soddisfazioni, tanti ragazzi e comunque quello che conta è mantenere vivo questo meccanismo societario di questo club che in questi 100 anni ha dato tanto al nostro sport, ha dato tanto alla città e ha dato delle soddisfazioni e comunque ha creato i presupposti per crescere soprattutto nel settore giovanile. Noi probabilmente non finiremo mai la nostra storia perché abbiamo impostato il club nel settore giovanile, in quel gruppo di ragazzi con un gruppo nutrito di allenatori che come mission hanno sì la crescita del nostro sport, ma nel divertimento, nel piacere di stare assieme, di far gruppo, e credo che in questi 100 anni sì, con grandi risultati, con grandi momenti storici, le Olimpiadi, un terzo delle medaglie della federazione sono nostre, sono di questa città che con 60.000 abitanti ha dato dei risultati e dei numeri a livello internazionale probabilmente irripetibili, ma quello che a me interessa è entrare nelle scuole, essere nel sociale, creare i presupposti di un club che non è solo sport, ma è cultura, socialità e radicato nel territorio faentino.